è stato consegnato al professor Francesco Pira il prestigioso premio internazionale Navarro 2021 per l'impegno contro le devianze sulla rete. Il sociologo e saggista commenta: è un riconoscimento che mi spinge a lavorare ancora di più e a non fermare nemmeno un attimo questa battaglia di civiltà per un uso consapevole delle nuove tecnologie. Il 12° premio internazionale Navarro è ideato e coordinato da Enzo Randazzo, scrittore e presidente Lions, che è l'associazione che promuove l'iniziativa a Sambuca di Sicilia, ovvero il paese natale dello scrittore Emanuele Navarro della Miraglia, che fu tra i protagonisti del verismo siciliano. Ascoltiamo lo stesso Francesco Pira. Ritirare un premio importante come il premio internazionale Navarro per l'impegno contro la devianza sulla rete è sicuramente motivo di soddisfazione. E motivo di soddisfazione, e di questo ringrazio il patron del premio, il professor Enzo Randazzo, il Lions Club di Sambuca di Sicilia, luogo dove è nato il grande Navarro, il grande scrittore Navarro. Lo ringrazio perché significa consapevolezza, sensibilità verso un tema che ci coinvolge tutti: la lotta contro il cyberbullismo, il sexting, il revenge porn, la lotta contro la violenza sulla rete è qualcosa che ormai occupa giorno dopo giorno le cronache quotidiane. Sentiamo tutto quello che sta accadendo, bambini picchiati dopo che hanno visto la serie su Netflix, Squid Game, situazioni che riguardano anche una commistione tra la realtà e il virtuale. C'è bisogno di un impegno concreto, di una forte alleanza educativa, c'è bisogno di una scuola per genitori, c'è bisogno di parlare di questi temi. E dopo la pandemia saremo ancora più provati, perché le nostre ore trascorse in rete aumentano di giorno in giorno, e anche quelle dei nostri figli. Quindi grazie al Premio Internazionale Navarro, ma soprattutto l'impegno, questa battaglia di civiltà per un uso consapevole delle tecnologie deve continuare.